Host 2021 continua, ci troviamo allo stand di Evoca Group nel corner dedicato alla distribuzione automatica e siamo in compagnia di Luca Alemanni. Luca, dopo 18-20 mesi, bentornato. Grazie, siamo contentissimi di essere finalmente tornati a una situazione, diciamo, di normalità o almeno apparente normalità. Probabilmente la situazione non è ancora come sappiamo tornata veramente quella pre-pandemia, però già il fatto di essere in un contesto così, poter rivedere dal vivo tanti clienti, poterli accogliere nel nostro stand ci fa davvero molto piacere. Beh, insomma, il contatto umano è altra cosa. Assolutamente sì, quindi è host fiera internazionale. Siamo contenti quindi di vedere non soltanto molti clienti o potenziali clienti italiani, ma anche clienti che vengono da fuori Italia, quindi doppiamente contenti. Luca, negli ultimi 18-20 mesi anche voi non siete rimasti con le mani in mano, avete anzi continuato a fare ricerca e sviluppo realizzando tante belle cose. E alle nostre spalle c'è proprio uno dei risultati concreti di questo lavoro. Sì, diciamo che nonostante Host sia una fiera prevalentemente dedicata all'Oreca, al food service, abbiamo comunque colto l'occasione per presentare forse il modello che il mercato ci chiedeva e stava aspettando da tempo, e quindi non abbiamo mancato questa occasione. Abbiamo portato finalmente la nuova Brio, io dico l'evoluzione del mito, la Brio, la macchina più iconica del nostro settore che abbiamo già presentato in passato sotto varie forme. Oggi la proponiamo in una nuova veste, totalmente nuova, e che propone una serie di novità molto interessanti. Da dove iniziamo? Io inizierei in particolare dalla estetica della macchina, che è moderna, ha un family feeling con altri modelli molto apprezzati della nostra gamma, che sono Opera e Concerto, ma soprattutto dalla presenza di questo touchscreen e dalla elettronica che lo guida, lo comanda, che consente una serie di operazioni e di attività molto interessanti. Per la parte tecnica legata appunto al dosaggio, ai bicchieri, alle palette e così via? Allora, una credo scoperta attesa è la presenza del nostro ormai mitico gruppo Z4000 anche su questo modello, dotato quindi anche di macine autoregolanti, e il gestore il nostro cliente troverà sicuramente molta confidenza nello scoprire che all'interno della macchina ci sono tutta una serie di componenti comuni alla gamma, e quindi facilità di sostituzione dei componenti, facilità di logiche di programmazione di utilizzo, insomma tutto volto a dare semplicità e familiarità con un prodotto comunque molto innovativo. Infine, ma non ultimo per importanza, la parte legata al display frontale. Assolutamente, come dicevo, era un aspetto che ormai diventa importante per comunicare, per consentire all'utente finale di avere un'esperienza più moderna e più intuitiva, ma allo stesso tempo il touch dà la possibilità anche al gestore di effettuare delle operazioni sia di programmazione che di manutenzione nella maniera più facile e attuale possibile. Luca, grazie per il preziosissimo contributo. Dopo tanto tempo finalmente siamo riusciti a incontrarci e catturare la tua attenzione per farci spiegare questa straordinaria novità. Ricordiamo a tutti che chiunque desideri avere maggiori informazioni può rivolgersi a uno dei 15 concessionari rivenditori italiani presenti sul territorio e possono essere contattati attraverso il sito di evocagroup.com. Luca, grazie. Grazie Fabio, a presto, ci vediamo a Venditalia.